Presentata a Macchia di Isernia l'associazione La Rosa e il Libro, nata dall'incontro di persone sia molisane che provenienti da fuori regione e che si pone vari obiettivi, tra i più importanti la tutela delle donne contro la violenza di genere. La nostra associazione è un'associazione culturale, quindi ci occupiamo sicuramente di eventi culturali e di sensibilizzazione su tante tematiche care alla nostra società, ma sicuramente sempre con un occhio di riguardo dal punto di vista femminile. E quindi lo faremo varie campagne di sensibilizzazione, oltre che lavorare con l'editoria e con progetti volti anche ai ragazzi, alle famiglie, in modo da proprio vincere tante situazioni. Noi crediamo che si possa fare molto attraverso la cultura. L'incontro ha visto inoltre la presentazione del libro Bella per sempre, storie di femminicidio e violenza di genere, una raccolta di racconti tratti purtroppo da storie vere. Non a caso questo libro ha forse scatenato la voglia di mettere su un'associazione che porti avanti queste campagne, questa campagna contro il femminicidio, perché comunque non si fa in una sola giornata la sensibilizzazione, ma è continua ed è costante. Non a caso noi, dall'idea di scrivere un libro, abbiamo messo su un gruppo di amiche scrittrici e confrontandoci su questa tematica a ridosso della giornata internazionale contro il femminicidio del 25 novembre, abbiamo avuto proprio tante idee da mettere in campo su questa tematica e su altre. Un mio romanzo, che non è stato però inserito completamente, ma in parte, che è Gli occhi di Anna. Il romanzo parla di femminicidio, ma è una conclusione finale di una storia d'amore, ma più che d'amore di possesso, di un uomo molto ricco e potente nei confronti di una donna giovane e forse insoddisfatta della sua vita. Donna che poi incontra all'improvviso l'amore. E per questo motivo lascia tutto, tutte le sue sicurezze, il figlio di 8 anni, la vita agiata, le comodità, la borghesia romana, l'abitazione a una villa splendida, e per seguire questo giovane avvocato. Il marito inizialmente sembra prendere abbastanza in modo sereno il colpo, invece poi pian piano cambia, cambia e diciamo emerge tutta la parte nera della sua anima, tutto il suo tormento si trasforma in rabbia, in follia. E alla fine lui finisce per dare appuntamento a questa donna, con la scusa del figlio, perché voleva in affidamento il figlio, la Anna, e per ucciderla, nella piscina, della loro villa a Sperlonga. L'evento è stato patrocinato dal comune di Macchia di Isernia e dalla Pro Loco Macla, sempre vicini a queste tematiche. Il paese è sostanzialmente molto attivo a livello sociale e è attivo anche su questa tematica. Abbiamo presentato un'associazione che si occuperà, diciamo, della lotta alla violenza di genere. Qualche tempo fa fu presentata Stop Bullismo, che opera invece per quanto riguarda la tematica del bullismo, del cyberbullismo, quindi dedicata più alle fasce, diciamo, giovani della nostra società. In generale, Macchia è un paese che si è risvegliato, è un paese che opera molto sia a livello sociale che a livello culturale, e questo ovviamente ci aiuta anche a fare comunità. La Pro Loco di Macchia di Isernia è vicina a queste tematiche e siamo molto orgogliosi di sostenere l'iniziativa di questa neonata associazione a tema violenza sulle donne, e cerchiamo, insomma, in tutti i modi di supportarla, di sostenerla e di aiutarla, insomma, nell'organizzazione degli eventi che andrà poi a mettere in campo nel territorio.